Oltre 3.000 persone hanno sfilato questa mattina per le strade di Napoli, sono i dipendenti della Whirlpool, i metalmeccanici, i sindacati e tanti cittadini comuni che hanno appoggiato la giornata di sciopero generale. Una via crucis del lavoro, quella andata in scena lungo il corteo partito da Piazza Garibaldi e giunto a Piazza del Gesù. In testa un Gesù Cristo in croce con addosso la divisa della Whirlpool portato a braccia dai dipendenti dello stabilimento di lavatrici. Sulla manifestazione anche il Premier Conte è intervenuto affermando che quello che preme al governo è che sia assicurato il livello di produzione e quello di occupazione in Italia e quindi la continuità aziendale. Accanto ai lavoratori il sindaco di Napoli De Magistris, i sindacati e tanti sindaci dell'area metropolitana di Napoli. Una mobilitazione che va avanti senza sosta e non si arrende fin quando l'ultimo posto di lavoro sarà salvato. Questa è una lotta che non è finita, è molto lunga, è dura, è difficile. Ma la città ha una sua forza, una sua autorevolezza, si è schierata sin dall'inizio compatta, grazie soprattutto ai lavoratori, ma grazie anche a questa città che non molla mai. Sarà una grande risposta di Napoli del lavoro per difendere e costruire uno sviluppo basato sull'etica del lavoro. Senza industria non c'è futuro. Whirlpool è una vertenza simbolo intorno al quale va costruito un progetto di rilancio dell'intera area metropolitana. Non solo la Whirlpool, ma tutte quelle altre aziende che sono sul territorio e che hanno bisogno di una mano. Anche i metalmeccanici oggi in strada accanto ai colleghi della Whirlpool. Sì, i metalmeccanici scioperano a Napoli e scioperano in tutta Italia perché bisogna fermare la deindustrializzazione, lo stop che le industrie metalmeccaniche rischiano ad avere per una politica troppo distratta che non capisce che oggi sono fondamentali le politiche industriali, difendere gli stabilimenti produttivi e attrarre investimenti.